Il calcio d'inizio e l'arbitro sono di eccezione. Alcuni giocatori e l'allenatore dell'Ancona Sandro Salvioni sono gli ospiti illustri per inaugurare il ristrutturato campo sportivo all'interno del carcere di Montacuto. Attorno il tifo è chiaramente per i padroni di casa, a ogni gol un boato. Chi segna esulta e per un attimo, che passa attraverso un calcio ad un pallone, può sentirsi di nuovo un uomo libero. La squadra dei detenuti contro quella degli operatori delle cooperative sociali che hanno ideato il progetto nel 2009 con un corso di formazione proprio per la manutenzione del manto erboso. Si inserisce in un progetto formativo che ha visto i detenuti protagonisti di un corso di giardinaggio, che si è rivelato particolarmente utile da un punto di vista pratico perché hanno realizzato qualcosa poi di molto fruibile per loro. La giornata di festa per i detenuti è anche il momento per riportare alla luce quelle che sono le difficoltà quotidiane del carcere. La più grossa problematica è quella del sovraffollamento, che comporta poi ridotti spazi di fruibilità per i detenuti, che comporta anche il fatto che i detenuti che lavorano sono una percentuale ridotta rispetto all'intera popolazione detenuta, lo stesso i detenuti che frequentano dei corsi. Noi cerchiamo di incrementare tante attività, però per quanto noi cerchiamo di incrementarle, gli spazi sono limitati, relativi a una capienza diversa di quella che oggi ci troviamo ad affrontare. Lingue, culture ed etnie diverse, numerose tutte all'interno di spazi stretti, la convivenza però non è un problema a Montacuto. Io non noto grossi fenomeni di difficoltà relazionali tra detenuti di etnie diverse. Si è creata una situazione di adattamento piuttosto forte.